Salve a tutti e benvenuti in un nuovo appuntamento con Hot Topic, la rubrica di EveryEye dedicata a tutte le notizie e i temi più caldi del panorama videoludico. Questa volta parliamo di The Elder Scrolls 6, o meglio, della possibilità che il gioco venga effettivamente annunciato di qui a qualche mese. Nelle ultime settimane Pete Hines, il vicepresidente di Bethesda, è tornato a ribadire che il gioco non sarà annunciato fino a quando il publisher non avrà terminato lo sviluppo dei due titoli AAA attualmente in lavorazione presso gli studi di Bethesda. Due giochi che, stando a quanto dichiarato da Hines, dovrebbero essere i più grandi e ambiziosi mai prodotti dal publisher statunitense. Ora, considerando il modus operandi e le abitudini di Bethesda negli ultimi anni, possiamo tranquillamente aspettarci per questi due titoli un doppio annuncio sul palco delle tre, seguito nei successivi sei mesi poi dall'approdo sugli scaffali. In questo contesto ci aspettiamo anche degli annunci minori, tra i quali speriamo di vedere anche il vociferato DLC di Prey. Malgrado l'importanza di questi due prodotti, non escludiamo che durante la conferenza di Bethesda non faccia capolino anche un terzo annuncio, magari sotto forma di breve teaser per ingolosire il pubblico dei videogiocatori. D'altronde è proprio così che nel 2010 viene presentato alla platea videoludica Skyrim, con un breve teaser seguito dopo circa 12 mesi dal lancio sugli scaffali del gioco. Ora, è proprio in questo contesto che va a inserirsi la notizia emersa negli ultimi giorni, ovvero che Bethesda è alla ricerca di un quest designer da inserire nel proprio organico per lavorare a un prodotto non ancora annunciato. Stando ad alcuni, questo prodotto potrebbe essere proprio Starfield, ovvero il gioco, il concept emerso a giugno dello scorso anno in prossimità delle tre e poi mai esploso nella sua in niente di concreto. Il gioco uscì dalle nebbie di 4chan come rumor piuttosto, diciamo, goloso, ma non venne poi seguito da nessun tipo di conferma, informazione, rumor successivo o leak, quindi rimane in una zona, diciamo, evanescente. Però potrebbe anche essere uno dei due annunci che Bethesda ha intenzione di fare durante le tre, e in questo caso, considerando i tempi, la notizia della ricerca di personale di Bethesda potrebbe interessare proprio The Elder Scrolls 6. D'altronde ci aspettiamo che il gioco sia stato in preproduzione per almeno 24 mesi a questo punto, e che quindi, partendo da un involucro tecnologico già quasi approntato, i prossimi 12-18 vengano utilizzati per riempire quell'involucro con contenuti nati dallo sviluppo attivo in, come dicevamo, un anno e mezzo. Ora, in questo senso, partendo da questo presupposto, che ovviamente è puramente teoretico, un arrivo sugli scaffali entro la fine del 2019 non sarebbe da escludersi. D'altronde la teoria sarebbe supportata da un altro rumor emerso grazie all'inclusione del gioco nel listino di un retailer svedese che avrebbe previsto l'uscita del titolo proprio per il 2019. Ora, è chiaro che si tratta di una speculazione piuttosto selvaggia che non ha in questo momento basi concrete, però sarebbe bello se Bethesda, malgrado tutte le parole pubblicate sulle varie testate circa la scarsa intenzione di Pete Hines di dare seguito ai desideri dell'utenza per quanto riguarda The Elder Scrolls, se il gioco fosse effettivamente presentato durante le tre di quest'anno. Noi comunque saremo lì e, non temete, vi aggiorneremo prontamente non appena ne sapremo di più, ovviamente come sempre sulle pagine di everyeye.it.